Salve a tutte e tutti, care amiche ed amici di YouTube, ma anche di Facebook, che mi seguite sempre di più da Facebook e da Instagram. Innanzitutto passiamo al tema del giorno. Il nostro amico in Facebook Il nostro amico, dicevo, scusate che mi arrangio un po', il nostro amico Trotta Antonio in Facebook e anche molti altri di voi che si proclama interista, mi ha dato i suoi complimenti per dei miei tutorial sui cellulari e mi ha detto se potevo farne qualcun altro. Io avevo un progetto di fare un altro video sul Nokia Asha 302, perché a parte questo cellulare, che è il Motorola Moto X seconda generazione, non ne ho qua il profilo di Trotta Antonio, non ne ho più nessun altro. Questo cellulare mia madre me l'ha regalato per il Natale 2015, comprato a novembre o ottobre, e il compleanno 2016, che è a gennaio, 26 gennaio, come guarderete dal profilo. Quindi non ho cellulari nuovi. Purtroppo mia madre ha regalato il Samsung 2121 e io ho già fatto i tutorial sui cellulari che ho. Forse dovrei fare un tutorial, ma non funziona, su un cellulare vecchio, che è il non mi ricordo, Ericsson TI-19 mi sembra. Però perché mi vedete così oggi? Beh, voglio accontentare Trotta Antonio, amico di Facebook, e tutti voi di YouTube, Facebook e Google Plus, che mi chiedete tutorial. Io da molto tempo che non ne faccio, per fare un altro tutorial. Però questa volta sempre sulla vecchia tecnologia, quella tecnologia che purtroppo grazie alle industrie ci è rimasta disattualizzata, perché non escono più rullini, io non ne conseguo per le macchine fotografiche. Come potete vedere già dalla custodia, questa è una Yashica, che negli anni 90, quando me la regalò mio padre, costava magari circa 500.000, non so quanto, 1 milione di lire, con l'astuccio e tutto. C'avevo anche il treppiede, che è andato perso, e quindi l'equivalente di un cellulare di 500 euro di oggi, soltanto che la differenza, non dico in qualità d'immagine, perché la differenza fra l'analogico e il digitale è che nell'analogico passa direttamente la luce così com'è, suggestionare la celluloide, la cellulosa. Invece nel digitale è interpretato da dei pixel, quindi è ricostruito elettronicamente. Più megapixel c'è il digitale e più la ricostruzione è fedele all'originale, ma in alcuni casi, per quanti megapixel abbia, l'immagine, diciamo, se tu lo guardi in un mezzo digitale elettronico come uno schermo è perfetta, ma se tu la vai a stampare è meno perfetta, incluso delle peggiori macchine fotografiche analogiche, perché qua non c'è nulla a filtrare la luce, a parte qualche filtro che tu puoi mettere. Allora passiamo a guardare questa Yashica. Qua si toglie il protettore dell'obiettivo, l'obiettivo che poi si poteva smontare. Io un po' perso la pratica, perché purtroppo mio babbo non mi ha comprato uno zoom o un grandangolare. Questa era la trappola a specchio che, come potete vedere, faceva cadere l'immagine, e poi ogni volta bisognava, perché non è automatica, fare rigirare la bobina dentro così. Qua rimettiamo.
cosa che non va, speriamo. Ecco qua, mettiamo a posto. Qua c'era, a parte il bottone dell'otturatore, il tempo di esposizione e l'ISO, l'intensità della luminosità a cui poteva essere sottoposto il rollino. Questo per ricaricare, e questo era il timer che ti dava non so quanti secondi di tempo. secondi, una cosa del genere, forse meno. Beh, smontiamo la custodia. Per vedere com'era la macchina. Con questo si rigirava il rollino quando avevi finito di fare tutto il rollino. Adesso gira vuoto. E poi tirando aprivi. E qua mettevi il rollino qua, no, lo mettevi qua, tiravi la linguetta e andava rigirandosi qua. Quando era tutto già caricato qua, che avevi fatto le foto, rigiravi qua e ribobinava nel rullino. Io riuscivo a mettere a pelo la linguetta in modo che mi uscivano due o tre foto in più. E come potete vedere, ecco qua che cosa fa l'otturatore. Per una frazione proprio di tempo che poteva essere regolata, per esempio, si poteva arrivare a un secondo. Qualcosa del genere. Poi si regolavano gli ISO, ma gli ISO non ce ne frega, perché di solito era il tempo dell'otturatore 125. E 100 gli ISO. Il rullino standard era di 100 ISO e 36 esposizioni. Costava denaro. E naturalmente il flash, che era questo qua. Immaginatevi, non pesa molto, ma immaginatevi quello che è un cellulare di alta gamma e quello che era solo il flash una volta. Ma adesso non ve lo dovete immaginare, perché gli ho messo delle batterie. Quindi aspettate che muove, faccio una foto. Ah no, giusto, mi sono scordato di accenderlo. Che distratto che sono. Allora questa foto la dedico, questa foto immaginaria, perché non c'ho più il rullino, a Trotta Antonio, e a tutti quelli che mi seguono. Benissimo. Adesso passiamo a smontare, a mettere il curacciolo qua. Purtroppo mi è rimasta questa, che poi io non sono mai stato bravo a fare foto manuali, anche se ho letto molti manuali su come fare le foto. Io, prima di iniziare a fare questo video, ho perso del tempo, purtroppo, perché altrimenti vi avrei detto più cose, perché cercavo un'altra macchina fotografica, ne ho trovata solo una, e magari meglio l'una che niente, perché vi volevo parlare di quelle che erano le macchine cosiddette
automatiche, cioè che c'avevano il fuoco fisso. Ne avevo due, una mi si è rotta e l'altra, che è questa, credo pure. Vabbè, se in un altro momento recupererò la macchina, magari la imbuco in un video. Come vedete è compatta, non ha obiettivo che fuoriesca. Qua scegli gli ISO, questo coso qua, gli ISO, la sensibilità della pellicola alla luce. Qua vediamo com'era che si apriva. C'era, adesso me lo sono scordato. Così si tirava su si apriva così, guardate che forza. Con questa linguettina qua, con questa. Poi quando inizia a fare zzz, che si riscaldava il flash. Quindi sempre una volta, trota Antonia, a tutti i nostri amici di Facebook, di Twitter, di YouTube e di quello che sia. Un'altra foto virtuale perché non c'è rullino. Ah, ecco. Ecco dove stava la cosa. A questa macchina gli si è rotto l'otturatore. Per quello, perché era la mia preferita, l'altra no. L'altra l'ho persa, se no facevo partire il flash. Questa ci ha otturato l'otturatore. Infatti è una cosa che non si può credere. L'otturatore otturato. Allora spengo il flash perché tanto non serve. Poi che dire? Ah, ecco qua lo sportellino laterale. I dispositivi meccanici erano soggetti a guasti. Non crediate che solo le cose digitali sono soggette a guasti, tutto è soggetto a guasti. E poi soprattutto queste macchine che molte volte erano usa e getta, perché erano fatte negli Stati Uniti e non conveniva ripararle. Vabbè, quanti ricordi che ho con questa macchina, quasi quasi mi commuovo, mi strappa un lacrimone. E dalla mia infanzia, che c'è, di mia infanzia no. E da quando c'avevo 16-18 anni che ce l'ho, non so, ma adesso ne ho 47, l'ho usata fino al 2010. Quindi questa è una Ricon Orishon. Ricon Orishon. Ricon Orishon YF20. Che poi dice nel bollino dorato Ilunga CII approved, sarà Japanese industria approvato dalla compagnia giapponese. Made in Taiwan Rock Rio Ricco Company Ltd. Numero di serie 12 328649. Voi mi direte, ma che cazzo ci frega? Vabbè, lo so, l'ho letto ormai. Vabbè, quindi questo è stato il mio breve tutorial. Sulla tecnologia, sull'hardware del passato. Noi, adesso scusate, vado a prendere una cosa.
quelli della mia generazione che sono stati giovani negli anni 80, neanche a dire dei 70, perché c'erano i giradischi da 45 giri portatili in plastica grandi così negli anni 70, ma negli anni 80, quelli che come me, siccome sono 69 79, nell'89 avevo 20 anni, quindi negli anni 80, e questo è del 90, dovevamo avere un coso grande così, che era il Walkman per ascoltare le cassette di musica, con un massimo di 120 minuti. Guarda com'è grande. Una macchina fotografica che compatta era così, ma non potevi mettere tu a fuoco, era autofuoco, oppure dovevi avere questa qua e modelli anche più grandi con zoom enorme. E poi altre cose come i giochini, che allora erano negli primi anni 80, al quarzo, i Game Boy, che poi hanno fatto lo schermo colorato e alla fine il piccolo monitor. Adesso guardate tutta questa tecnologia, che certo la risoluzione di immagini delle foto non è la stessa né dei filmati, ma tutta questa tecnologia che sta in un cellulare come il Galaxy Young 5360, oppure quello con cui mi sto filmando, che è il Nokia Asha 302, oppure come il Samsung 2121, oppure come quelli grandi tipo il Motorola Moto X seconda generazione del 2014, che ho già ricevuto un'attualizzazione, ho fatto il video per l'attualizzazione. Quindi e poi il flash a parte, e gli auricolari e tutto, gli stereo, le casse. E quindi vedete come voi siete fortunati a nascere, siamo fortunati anche noi quelli che siamo nati prima, a nascere in un'epoca in cui tutto si fa più facile, però purtroppo, avendo tante cassette e avendo tante macchine fotografiche del passato, non le posso usare, perché per fortuna che c'ho una videocassettera, cioè un videoregistratore VHS, perché ho tante videocassette VHS. Comunque il fatto che le posso anche trovare in internet quei filmati. Allora spero caro amico Trotta Antonio, che questo video ti sia piaciuto, che sia di tuo garbo. Fammelo sapere, commentalo e fallo vedere ai tuoi amici se ti è piaciuto. Un abbraccio e un saluto dal tuo amico Sant'Enciano, un abbraccio cordiale, non lasciare di seguirmi, grazie di farlo, e da presto a tutte e tutti voi. Mi raccomando, seguitemi, date like, iscrivetevi, io sono disoccupato, voglio che YouTube mi paghi, e grazie del vostro sostegno. Arrivederci e ciao. E grazie Trotta Antonio dei tuoi complimenti, nei quali mi dici che ti piace come faccio il video, grazie, ciao. Io lo sapevo che andava a finire così, però vabbè, che ci si può fare. Sono andato ad editare il video, lo sto editando nel computer, l'ho scaricato nel computer tutto liscio come l'olio. Vado a mettere da parte tutte le cose che vi ho fatto vedere, il Walkman, la macchina fotografica Yashica e l'altra, la Ricoh o Rishon, non so. E poi per curiosità metto la mano da qualche parte del placard e lì chi ti trovo? Ta-tan! Io volevo farvele vedere tutte e due insieme, infatti adesso lo faccio, filmo questo supplemento ma non lo metterò in coda al video, cercherò di accollarlo nel mezzo, quindi mi andrà una pasticciata tecnologica. Adesso si sta editando il video, dopo lo dovrò caricare, editerò questo video, dopo che si sarà caricato l'altro e che si sarà caricato questo, vado in edizione di YouTube e taglio in due l'altro video e ci metto questo nel mezzo, cerco di incollarlo nel punto migliore. Più di così non posso fare, bisogna rimediare.
quanto non si è potuto fare a tempo. Comunque adesso vi faccio vedere, per la gioia di tutte e tutti voi, che non cambia molto, un'altra macchina fotografica. Spero vi piaccia. Analogica. Quella che vi ho fatto vedere poc'anzi è la Richon. Richon. Che Rikenon Lens. Il nome del modello è YF20. Quella che mi sono scordato di farvi vedere prima perché non la trovavo e che ho usato per tantissimo tempo. E forse è quella che ho usato di più perché mi piaceva, faceva delle foto migliori, è la Rokinon. Rokinon modello R35UF Automatic Winding Rewinding. Quindi questo, una volta che avevi finito di fare le foto, riavvolgeva automaticamente. Sempre così si apriva. Tutto uguali queste macchine fotografiche qua, come si monta il rullino. Poi diceva Universal Focus System, cioè messa a fuoco universale automatica. Rokinon Lens, cioè nella Rokinon c'erano le lenti Rokinons. Nella ovviamente Ricoh c'erano le lenti Rikenon. Rokinon e Rikenon. Ma che erano parenti? Perché guardate, Rokinon, Rikenon, boh, questa fatta dalla Ricoh Company, e questa è stata fatta questa era giapponese, by Sansei Koki Co. Ltd. Goko. Quindi questa era giapponese, la Rokinon. La R-Icon o Rico e invece era di Taiwan. Sembra che, come con i cellulari oggi, siano stati altamente competitivi. Qua, in quella che non vi ho fatto vedere prima, di macchina fotografica, potevi scegliere gli ISO, stava nella base. Adesso vediamo come si faceva una foto con il flash, che inizia a fare. Ah, ecco. Mannaggia. Anche qua lo stesso problema. L'otturatore inceppato. Anche se schiaccio fino in fondo non succede nulla. E per questa ragione un momento, vediamo. Vediamo che se così va bene. No, per quanto concerne, cioè, l'ho appoggiata sul tavolo. C'ha il flash rotto perché qua, come potrete vedere, si accende la luce del flash.
si accende la luce rossa, però non fa le foto, cioè non fa le foto. A parte non fa, sembra che funziona il meccanismo, ma non c'è il flash che funziona. Poi non si trovano più i rullini in commercio, però vabbè, così vi ho fatto vedere anche questa camera fotografica, perché ve lo volevo fare vedere insieme. Adesso taglio, perché poi devo aggiungere, come vi ho detto, dargli il formato e aggiungerlo all'altro dopo che lo avrò caricato, solo per fare questa breve parentesi, che poi tu aprivi già si ricaricava solo. Vabbè, poi ve l'ho fatto vedere anche con l'altra. Allora, grazie di seguirmi, un saluto dal vostro Saint Chan e da presto. Grazie di tutto.